Cari amici di Padre Pio TV, bentornati a questo incontro settimanale con alcune riflessioni storiche che in questo periodo, in queste, in queste puntate, chiamiamole così, stanno riguardando un po' gli anni immediatamente successivi il Concilio di Trento, direi che già dalla settimana scorsa siamo arrivati abbondantemente a inoltrarci all'interno del XVII secolo, a dare perché no anche qualche sbirciatina a quelle che sono le, le devozioni del... Del XVIII secolo. Ecco, proprio a proposito di, di devozioni, è questo il periodo, cioè il Seicento, la seconda metà del Seicento, durante il quale viene ripresa e diffusa una delle devozioni, direi, già nate durante il Medioevo, cioè la devozione al Sacro Cuore di Gesù. E, in maniera particolare, non si può, quando in questo periodo si parla della devozione al Sacro Cuore di Gesù, far riferimento, direi, a tre protagonisti. Di questa, di, questa di questa devozione. Tutte e tre eh, seicenteschi. Giovanni Udet, che, form che formerà addirittura una congregazione che intitolerà al, al Sacro Cuore di, di Gesù. Mar Margherita Maria Lacocca e poi naturalmente Claudio Lacolombier. Eh, direi ciò che favorisce anche la nascita e la diffusione in questo periodo nel XVII secolo della devozione al Sacro Cuore di Gesù, direi che e, e un po' la, questa devozione si, costituisce sicuramente un controaltare, un contrappeso a quelle che sono le ehm, esagerazioni del cosiddetto giansenismo, in maniera molto sintetica. Ricordo che il giansenismo ehm, sarà quella corrente, quella cultura che eh, direi eh, prende il via con Giansegno, con la sua opera principale con eh, l'Augustinus e un po' quella... Uh, come dire, quell'approccio quell uh, filosofico, storico, religioso a uno direi, dei problemi lasciati insoluti dal Concilio di Trento, cioè uh, la grazia, e quindi il, il tema della grazia. Quindi Giansegno, direi si preoccupa di riprendere e di però riformare alla sua maniera quelli che erano. Eh, le riflessioni di Agostino di Pona su questo argomento, che poi eh, spiegherà all'interno dell'opera l'Augustinus. Però direi il giansenismo, cioè questa corrente che prende il via dal gianzenio, eh, avrà come caratteristica principale quella di trasformare, se così si può dire, quello che è il Dio dell'amore, predicato dalla, dalla Chiesa, affermato e testimoniato dalla Chiesa, in un vero e proprio Dio del timore. A Port Royal si vive direi con il timore di questo Dio e non certamente eh, considerandolo un vero e proprio Dio d'amore. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, direi da questo punto di vista, nasce e si diffonde come contraltare, come, come contra, contrappeso a quelle che sono le eh, esagerazioni del Giansenismo. Eudes è un po' il, sarà il padre, sarà considerato il maestro, sarà considerato e definito anche il dottore. Della devozione al Sacro Cuore di Gesù, mentre molto importanti saranno con Santa Margherita Lacocque le visioni che la santa avrà e di cui lascerà eh, resoconto scritto tra il 1673 e il 1675. La Colombier sarà il protagonista di questa, di questa diffusione. Ma come vi anticipavo già la settimana scorsa, i tempi direi non sono ancora maturi per istituzionalizzare, perché la Chiesa riconosca ufficialmente questa, questa devozione, devozione che, seppur molto diffusa, sarà canonicamente riconosciuta da Pio IX soltanto un secolo oltre un secolo dopo, cioè nel 1856, per la precisione il, il, 23, il 23 agosto. Questo perché? Perché nel XVII secolo ciò che fa da ostacolo alla approvazione definitiva della devozione al Sacro Cuore di Gesù, direi sono due diverse scuole di pensiero. Da una parte, ehm, una interpretazione direi che individua nella devozione al Sacro Cuore di Gesù una vera e propria... Efficacia pastorale perché eh, la devozione al Sacro Cuore di Gesù è vista un po' come lo strumento tipico di una certa spiritualità che va a diffondersi in questo periodo, cioè la, la spiritualità della riparazione, la spiritualità della, della immolazione, nettamente contrapposto, direi, e chiaramente. Siccome siamo nel Seicento, come vi dicevo l'altra volta, questa devozione va fortemente ad incidere anche su quella che è la rappresentazione iconografica di un Cristo che espone alla devozione dei propri fedeli il proprio cuore. Proprio sul, direi, sulla, sulle diverse modalità di rappresentare la devozione al Sacro Cuore di Gesù si, si basa l'altra interpretazione, cioè una interpretazione che eh, condanna quelle che sono le immagini o troppo crude o addirittura sdolcinate della, tipiche della devozione del Sacro Cuore di Gesù e quindi il rischio che questa devozione eh, sfoci in, nel sentimentalismo oppure in una vera e propria esteriorità e quindi mettendo in ombra quella che è la divinità di Cristo se nel caso si dovesse dare ampia prerogativa a quella che in effetti è la, felicità, la fisicità del, del suo cuore. Due, queste due interpretazioni, queste due diverse modalità di considerare la devozione al Sacro Cuore di Gesù, direi che eh, corrispondono in effetti a due concezioni tipiche del XVIII secolo del, del cristianesimo, cioè da una parte la cosiddetta pietà emotiva e quindi eh, come dire, una, una modalità. Di vivere il sacro, di vivere la religione, di vivere la fede cattolica che risponde a quelle che sono le spinte della, della, delle modalità volute dal Tridentino, cioè una maggior frequenza ai sacramenti, una maggior partecipazione alla vita della Chiesa anche attraverso la confessione e quindi la partecipazione alla, alla, confe, alla, alla comunione. Però con un rischio: cioè che si cadesse nella consuetudine nel conformismo. Dall'altra parte, invece direi un cristianesimo che riecheggia. Ricordo che siamo nel XVIII secolo, il secolo del razionalismo, il secolo dell'illuminismo, il secolo che confluirà nella Rivoluzione francese, un cristianesimo invece che sa molto di intellettuale e razionale. La risoluzione finale, direi, a questa contrapposizione arriverà soltanto, come vi dicevo prima, nel 1856 con, con, con Pionono. Però è importante, è importante questa questa riflessione eh, sulla devozione al Sacro Cuore di Gesù, perché anche questa devozione, direi, è una delle spie, è una delle caratteristiche che eh, mettono in evidenza come tra 600 e 700, tra il XVII e XVIII secolo, oramai, la Chiesa costituisce un vero e proprio asse portante della vita quotidiana. E sono diversi, direi, gli elementi che evidenziano questa caratteristica dello stare della Chiesa all'interno della società. Direi che uno degli elementi tipici di questo periodo è l'organizzazione e ma soprattutto la massiccia partecipazione alle grandi feste religiose. Questi sono gli anni, questi sono i decenni, ma diciamolo anche, questi sono i secoli direi durante i quali c'è una massiccia partecipazione alle grandi processioni cittadine. Il corpus domini, non a caso direi uno dei, dei punti eh, di forza della Tridentinità era stato il ricentramento della vita della Chiesa intorno al sacramento eucaristico, la, con per esempio la, 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 la riproposizione delle famose 40 ore eucaristiche. La celebrazione cittadina del corpus domini direi è un po' l'evento che coagua intorno a sé la partecipazione di eh, gran parte della, della popolazione locale. Così come subito dopo la, il corpus domini, direi in un'eventuale classifica, non bisogna dimenticare quelle che sono le grandi manifestazioni di fede che si registrano all'interno della, della Settimana Santa, cioè quelle sacre rappresentazioni, quelle processioni che al di là degli aspetti visivi sono veri e propri momenti di catechesi veri e propri momenti di eh, formazione per, per la cristianità. E quindi accanto a questo direi non bisogna dimenticare eh, tutti gli altri aspetti di questa opera di catechizzazione messa, messa in atto dalla, dalla Chiesa Tridentina e che registra direi una enorme partecipazione a livello di popolo. Un aspetto, un aspetto interessante, eh, direi che evidenzia ancora di più la, 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 la consistenza di questa partecipazione a questi momenti di vita pubblica, è il fatto, per esempio, forse non ancora, eh, adeguatamente, a studi non ancora adeguatamente studiato come in effetti forse meriterebbe, e eh, riguarda il dato di fatto che siccome siamo all'interno di una Stiamo parlando di un periodo dell'Europa all'interno del quale direi, la contrapposizione sociale è molto ampia, cioè esistono vaste masse di popolo e una ristretta elite di nobili. Sarebbe opportuno per esempio studiare quanto sulla partecipazione alle grandi cerimonie cittadine influisse il fatto che soprattutto per la massa del popolo non esistevano, direi, altri momenti di vita pubblica che dessero eh, modo allo stesso popolo di partecipare in maniera attiva. Cioè, che cosa voglio dire? Che eh, probabilmente la Chiesa in questo periodo svolge, al di là di un'importante, direi, eh, opera di azione, di formazione, di catechizzazione, anche, direi, eh, una, una, un ruolo particolarmente importante dal punto di vista sociale dando la possibilità a quanti non avessero avuto direi, modo o la possibilità anche di poter partecipare ad altri eventi del sociale, attraverso le feste religiose direi di dare una visibilità, di dare una partecipazione anche a tutti coloro che in effetti non avevano, perché poveri, perché direi non ammessi. Ai grandi eventi cittadini che invece vedevano come protagonisti soprattutto i nobili, la Chiesa da questo punto di vista direi dà la possibilità anche a chi non aveva nessuna altra occasione di vita pubblica di poter partecipare in maniera attiva da questo punto di vista. Si pensi per esempio a quello che è il protagonismo femminile all'interno della Chiesa. Un fenomeno tipicamente meridionale, direi adeguatamente già studiato, il famoso fenomeno delle cosiddette bizoche, oppure anche pinzocche, a seconda della, della, della regione del Mezzogiorno, cioè queste figure che sono veramente figure protagoniste all'interno della, della, del, della vita della Chiesa, delle parrocchie del nostro Mezzogiorno. E quindi la Chiesa che assicura un certo protagonismo ha una fascia femminile. All'interno di una realtà sociale qual è quella del Mezzogiorno d'Italia, direi tipicamente legata al modello patriarcale e quindi la Chiesa che offre visibilità e offre occasione a queste donne di poter rendersi visibili, altrimenti non ci sarebbero stati altri spazi dove poter ricoprire un, un proprio protagonismo. La grande partecipazione, il calendario liturgico, è, è, è un altro ambito direi, tipico del, del, del periodo, perché lo studio del calendario liturgico nel XVII, ma anche nel XVIII secolo, direi, ci dà un po' il senso di quello che era il rapporto, se non addirittura la contrapposizione, tra tempo festivo e tempo lavorativo. Se poi si valuta che in questo periodo, il XVIII secolo, su 12 mesi dell'anno, ben 90 giorni, cioè 3 mesi in alcuni casi, erano giorni legati alle festività religiose, e direi che il rapporto ci dà un po' il, il senso del, dell'incisività incis, dell del religioso rispetto al lavorativo e come in alcuni casi direi, la società civile intervenisse sui vescovi, in alcuni casi anche direttamente sul Vaticano, per cercare di limitare l'estensione del tempo festivo, perché chiaramente partecipare ai grandi momenti festivi della città significava non, eh, non lavorare, quindi non rendersi utili. Per, per, la, per la collettività. A metà del XVIII dici, secolo, a metà del Settecento, Benedetto XIV sarà un po' il Papa che darà una, una prima risoluzione al rapporto tra eh, tempo lavorativo e tempo festivo, direi, dando la possibilità ai vescovi di poter decidere, disse il Papa, caso per caso. Chiesa come asse portante della, della, della vita quotidiana. Chiesa, direi, che arriva adesso nelle città, che, che, invade nelle, che invade le campagne, e che coinvolge i cittadini. Attraverso che cosa? Attraverso la, 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 la predicazione. Una predicazione, direi, che si fa eh, certamente più spicciola all'interno delle campagne, ma che diventa veramente solenne nelle città. Uno strumento, quello dell'oratoria, quello della predicazione che registra ancora una volta il protagonismo del clero regolare, dei religiosi nei confronti del clero secolare. Sono gli anni durante i quali, direi, si stanno formando all'interno dei seminari i, i, i preti del Tridentino, quindi la, la, la gestione del sacro, la predicazione, anche la predicazione è, è in mano agli ordini religiosi. Se dovessimo fare una sorta di lettura sinottica tra quelli che sono i contenuti, della predicazione nel Cinquecento, nel periodo immediatamente successivo, il, il Tridentino, oppure nel Seicento e nel Settecento, direi che ci troveremmo di fronte ad una diversa tipologia di contenuti. Chiaramente la predicazione del XVI secolo, della seconda metà del XVI secolo, è una predicazione tesa ad affermare, ad evidenziare quelle che sono le verità fondamentali della fede cattolica, soprattutto direi per arginare. Quelli che sono i rischi eh, di un'ulteriore di un, di di diffusione delle, delle, delle religioni riformate, in particolar modo del luteranesimo. La tipologia, i contenuti della tipologia direi cambiano nettamente nel Settecento, quando anche la predicazione rispecchia quello che è un po' il, il contesto. Culturale, permettetemelo, il contesto barocco tipico del XVII secolo. Quindi anche nel Seicento anche, anche la predicazione direi risente di una sorta di pomposità, di una sorta di solennità, di una vera e propria severità di Dio. Contenuti che invece cambiano ulteriormente nel secolo successivo, nel Settecento, il secolo del razionalismo, il secolo dell'illuminismo, dell durante il quale direi la, la, la predicazione in maniera particolare non è altro che una difesa della fede. Dall'Illuminismo. E anche all'interno dell'argomento della, del, dell predicazione cambiano i protagonisti: nel senso che all'interno, tra le fila degli stessi ordini religiosi, anche gli stessi ordini religiosi utilizzano una, un diverso approccio con l'uditorio. E quindi, se l'ordine dei Gesuiti, per esempio punta moltissimo su quelli che sono i contenuti della Sacra Scrittura, i Redentoristi, i padri di Sant'Alfonso Maria de Liguori direi puntano ad un livello molto più, più basso, ma lo dico in maniera molto positiva, perché eh, mirano a coinvolgere dal punto di vista eh, direi, della predicazione ogni fascia, sociale, ogni fascia sociale, dedicandosi soprattutto a quelle che sono eh, direi, le, fasce, le fasce popolari, quindi attraverso l'utilizzo di un linguaggio accessibile a tutti. L'argomento predicazione chiama eh, in causa inevitabilmente direi, l'altro argomento principe di questo periodo, cioè le missioni. L'abbiamo già ribadito e l'abbiamo già affermato altre volte, chiuso il Concilio di Trento, nel 1563 il centro della cattolicità Roma affida agli ordini religiosi il compito di raggiungere ogni angolo direi, della cristianità e soprattutto di cristianizzare ogni... Ogni, ogni angolo di questo mondo e qui c'è l'alto um, protagonismo de, degli ordini religiosi, i gesuiti, i cappuccini, i lazzaristi, i passionisti, i redentoristi e direi accanto a questi anche eh, vari istituti, varie famiglie religiose che sorgono e che fanno eh, direi, del, proprio, il, del proprio carisma la predicazione. Un dato interessante direi che eh, si evince dall'analisi delle diverse modalità di mettere in atto queste missioni popolari nei confronti delle campagne è il dato cronologico, cioè il fatto che eh, da settembre ad aprile era il periodo particolarmente denso di, di missioni eh, popolari, soprattutto in campagna direi che settembre ad aprile settembre ed aprile non sono delle non è una scelta casuale la scelta di questi due mesi un po settembre è il periodo in cui l'agricoltore prepara il, il terreno a quello che sarà un po' tutto l'anno agricolo ad aprile è il periodo durante il quale l'agricoltore si prepara a raccogliere i, i frutti di, di, di un anno di lavoro quindi è interessante anche questo aspetto cioè è un, un nesso molto, molto molto forte tra quello che è la di formazione messo in atto dagli ordini religiosi e quelli che sono i cicli della, 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 della vita agricola. L'importante però, al di là della tipologia, al di là dei contenuti della missione popolare, è che a, alla fine la missione si concludesse con una buona confessione. E non sono pochi i casi di eh, vere e proprie città che alla fine della missione registrano delle confessioni individuali però in numero, in numero alto. Questo perché? Perché la confessione era un po' lo strumento in mano ai religiosi che eh, rivelava qual era il, il livello di tridentinità che quella stessa popolazione aveva raggiunto, diciamo così, rispetto alla, alla, alla missione precedente. Quindi direi quali fossero i passi che eh, la, la, una determinata comunità, una determinata popolazione stava, direi, compiendo alla luce della Tridentinità alla scuola degli ordini religiosi. Così come per la predicazione anche le missioni, direi, hanno avuto un'impostazione tipica a seconda dell'ordine religioso che organizzava le stesse missioni. Allora, se le missioni eh, dei gesuiti erano a carattere tipicamente penitenziale, quelle organizzate dagli azzaristi erano... Uh, ti, uh, erano missioni organizzate per la catechesi. Direi che uh, anche questo appartiene un po' al carisma dei singoli ordini religiosi. Quello dei lazaristi è un, uh, un ordine religioso che nasce soprattutto per la diffusione della dottrina e quindi per un impegno che uh, tenesse conto anche della diversa, uh, delle diverse fasce d'età. Quindi i lazaristi direi, sono tra quegli ordini religiosi che indirizzano. La propria azione di catechesi a seconda delle fasce, suddividono la popolazione: adulti, anziani, giovani e bambini. E perché queste, queste missioni? Soprattutto perché devono combattere l'ignoranza che comunque è ancora molto diffusa, puntando alla formazione delle diverse, delle diverse fasce d'età. L'importanza della confessione l'abbiamo già analizzato, direi che da questo punto di vista quello che è più importante dal punto di vista storico è la constatazione che nel momento in cui ci si va a leggere, si vanno a leggere i contenuti di quelle che erano le relazioni che i missionari erano tenuti a, a rendicondare, a, a stilare al termine della missione, ci si rende conto come a 600 inoltrato e perché no anche nei primi decenni del Settecento, la società che sembrava comunque abbastanza cristiana avesse da questo punto di vista denunciassi ancora la presenza di, di grandi fasce di, di, di ignoranza, quindi una diffusa eh, ignoranza da questo punto di vista che direi motivava interventi mirati, interventi mirati come per esempio testimoniava all'epoca la diffusione del catechismo. 1566 sì, il Tridentino direi mette fuori il, il cosiddetto catechismo tridentino oppure romano. E anche da questo punto di vista, direi, la diffusione dei catechismi rappresenta una, come dire, una, uno, strumento, un, uno strumento in grado di dare quello che è il, la misura della tridentinità diffusa all'interno della, della società cristiana europea. La Francia, l'Italia, direi, sono. Dei, dei terreni molto, molto fertili da questo punto di vista, nel senso che sia in Francia che in Italia si diffonde un largo, si, ha, si registra un largo uso di, di catechismi. Catechismi però direi fatti eh, secondo quello che oggi possiamo chiaramente considerare il modello classico del catechismo, cioè il modello a domanda e risposta, ma anche qui... Direi c'è l'alta azione pedagogica svolta da altri Il fatto che l'utilizzo del, del catechismo secondo il modello della domanda e risposta eh, fa sì che il catechismo direi, costituisca uno strumento di facile diffusione. Costituisca un vero e proprio strumento in mano alle, ai vescovi per poter diffondere almeno quelli che sono gli elementi basilari dei contenuti della, della fede cristiana. Non a caso, direi, soprattutto nel passaggio tra 600 e 700 si registra la diffusione delle cosiddette arciconfraternite della dottrina cristiana, cioè gruppi di laici che affiancano i parroci, direi molto spesso non proprio eh, come dire, esperti. Nei contenuti del catechismo, ma che con i membri del, del sodalizio della dottrina cristiana, direi compiono una vera e propria eh, opera di catechizzazione. Sono questi gli anni, per esempio, del gesuita Canisio, che si preoccupa attraverso la diffusione del catechismo di diffondere i contenuti del catechismo in Germania, nella terra, direi che è stata un po' la culla della diffusione della riforma protestante. Sono questi gli anni di San Roberto Bellarmino in Italia. Il modello invece del catechismo di San Roberto Bellarmino è un modello direi più, più popolare, pur mantenendo l'impostazione um, tipica del, di un catechismo che risponde e che eh, direi è organizzato tra domanda e risposta. Il, il modello del Bellarmino, proprio per la sua forma semplice, a differenza di quello del Canizio, che è un po' più articolato dal punto di vista teologico, quello del Bellarmino, proprio per la sua forma semplice, è un catechismo che forma diverse generazioni di italiani ai contenuti della fede e direi anche un modello che regge almeno fino al 1912. Il 1912 è un po' l'anno durante il quale Papa Pio X. Eh, confezionerà il suo di catechismo, però direi facendo un po' mente locale ci potremmo rendere conto come anche il catechismo di Pio X, da questo punto di vista, soprattutto dal punto di vista dell'impostazione, quello a domanda e risposta, si rifà a quello che era il, il, modello, il modello tradizionale. Chiaramente, il catechismo, gli strumenti per la catechesi, sono degli strumenti che hanno, come dire, eh, costituito un elemento veramente un capitolo importante dell'attuazione della, della Tridentinità, perché hanno educato la mentalità del cattolicesimo attraverso la diffusione di concetti molto chiari, hanno nutrito la fede, hanno costituito un vero e proprio stimolo nel combattere l'analfabetismo. Catechesi, predicazione, rivalutazione dei sacramenti, grandi feste, partecipazione alle grandi feste popolari, direi sono tutti quegli aspetti tipici della tridentinità che eh, pur con le dovute difficoltà coinvolgono o i vescovi o i secolari o i religiosi e i laici si può affermare che in questo periodo i laici sono eh, assenti assolutamente no chiaramente è un ruolo di fedeli più che laici è un ruolo di fedeli ancora fortemente eh, direi legato e dipendente dalla gerarchia ecclesiastica dovrà passare qualche altro secolo ma poi, poi lo vedremo successivamente. Però direi che non manca anche un impegno attivo da parte dei laici nel rendere quotidiana quella, quella tridentinità che incarna, che, che impregna la società, la società moderna, almeno in Italia. E questo, l'ambito che eh, rivela il protagonismo dei, dei, dei laici tra 600 e 700 è un ambito ben distinto, cioè l'ambito confraternale. Nell'ambito della catechesi ne abbiamo già parlato con l'arciconfraternita della dottrina cristiana, ausiliari del parro con la diffusione della, della dottrina, ma non manca anche un impegno in prima fila nell'ambito della carità. Qui i laici, i fedeli di questo periodo sono particolarmente impegnati nell'assistenza nell ai malati, ai carcerati, alle, alle donne di strada, ai condannati e ai condannati a morte. Cerchiamo quindi adesso, quasi in conclusione di questo appuntamento, di sintetizzare perché siamo partiti da un concetto di chiesa che impregna la, 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 la società. Perché eh, direi nel passaggio tra 600 e 700, il vescovo, la figura del vescovo, la figura del prete, diciamo meglio, la figura del parroco, non anche eh, il modello del religioso, costituiscono dei punti ineludibili per la vita di ogni individuo, soprattutto da, da, in tre ambiti, cioè nell'ambito civile, nell'ambito sociale e nell'ambito psicologico. Questo perché? Vediamolo meglio. Dal punto di vista civile direi che l'ecclesiastico, il prete, il parroco, in alcuni casi anche... Il, uh, il Vescovo costituisce un vero e proprio punto di riferimento per la tutela e la difesa dei più poveri, soprattutto nei confronti di quelli che potevano essere gli abusi messi in atto dai signorotti locali. Ma anche dal punto di vista sociale, non c'è soltanto direi un interessamento um, come dire, civile, anche dal punto di vista sociale. Come vi accennavo già prima, la Chiesa in questo periodo diventa un uh, vero e proprio spazio per la promozione dell'individuo. Cioè tutti quegli individui che non sono ammessi agli eventi di una certa importanza all'interno della società trovano nelle file del religioso, nelle file dell'ecclesiastico, attraverso la partecipazione alle processioni, attraverso una visibilità che gli è negata in altri ambiti, trovano nella Chiesa un proprio spazio dove potersi anche rendere protagonisti. Di una, di una quotidianità che gli veniva fino a quel momento negata. In ultimo direi che il prete, il vescovo il religioso sono dei punti di riferimento anche dal punto di vista eh, psicologico. Direi che tra i tre, tra il vescovo, il clero e il, i preti i parroci e il religioso, direi che l'ambito psicologico è l'ambito che coinvolge molto di più il clero. Perché? Perché il clero nei confronti della popolazione non si pone soltanto come interprete, direi, e mediatore dell'azione di grazia e di salvezza, ma diventa anche un po' l'interprete di tutti quegli atteggiamenti, di tutti quegli strumenti in grado di tutelare la popolazione. Da tutte quelle forze, chiamiamole così, forze occulte che per il singolo, che per il contadino, erano difficili da controllare, soprattutto all'interno di un ambito economico particolarmente legato all'agricoltura. Da questo punto di vista, su questo direi ruolo legato alla difesa della popolazione dalle forze occulte, insisteranno molto nel Settecento i sinodi. I sinodi e quindi i vescovi, attraverso la celebrazione del sinodo, cercheranno di eh, purificare ambiti delle proprie diocesi ancora fortemente legati alla commistione tra sacro e profano, che in effetti eh, ancora a metà del Settecento caratterizza alcune delle zone europee. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando l'appuntamento a martedì della settimana prossima.